Antonio Santini, alla mia sinistra ho Maria Paola Ricato, alla mia destra Lorenza Ludovico, due donne del vino di un paesino in provincia dell'Aquila, Vittorito. E la domanda che vorrei fare a entrambe è: perché siete partite con l'idea di fare vino senza nessun additivo o coadiuvanti chimici? Prego, Maria Paola. Beh, sicuramente l'idea è stata, ecco, un attimino indotta, perché in famiglia papà ha fatto sempre vino per un consumo e uso familiare, per cui con questa, dovendo, ecco, guardando la stessa uva non come un prodotto ma come un alimento, è parte spontanea il fatto di fare un vino senza aggiungere, oltre per tradizione, quindi non avendo esperienze enologiche e studi alle spalle, quindi si fa vino per tradizione, per cui è stata, ecco, una scelta più che altro spontanea, probabilmente non ce la siamo mai posta la domanda inversa. Lorenza, tu come hai vissuto questa situazione? Concordo con Maria Paola, l'esperienza familiare diciamo che è quella che porto avanti pure io, la mia è un'azienda a conduzione familiare, l'ha messa su mio padre negli anni 80 e ho ritrovato nella rete dei vini naturali che negli ultimi anni si è sviluppata, diciamo, ampliata moltissimo e ha conosciuto anche molti appassionati e appassionate. Ho trovato parecchie affinità con quello che mio padre ha sempre fatto, che nella mia famiglia si è sempre fatto. Quindi diciamo che l'attenzione a un certo modo di produrre va di pari passo anche con un'attenzione che è importante avere, che è nei confronti dell'ambiente e quindi di quello che ci Sì, circonda. assolutamente. Lorenzo, quindi vorrei passare al chiedere nel piccolo, come riuscite entrambe ad esprimere la vostra passionalità, la vostra attitudine caratteriale, la vostra attitudine agricola attraverso il vino? Allora, io non ho studiato enologia, non vengo dal mondo del vino, vengo dal mondo del teatro e dell'antropologia teatrale. Una sola cosa ho imparato dell'antropologia teatrale, studiando anche i registi e le attrici che ho avuto modo di conoscere. E c'era una di queste che diceva: non è importante quello che fai, è importante farlo con tutto te stesso. O con tutto te stessa. Quindi diciamo che questa è la spinta primaria che mi ha portato a fare teatro in un certo modo e che mi ha portato a fare o a condurre l'azienda che mi sono ritrovata nelle mani in un certo modo, cioè dare spazio a un'etica del lavoro prima ancora che all'economia che c'è dietro, che è altrettanto importante e che deve essere considerata. Però insomma, impostare il proprio lavoro quotidiano e artigianale in maniera da valorizzarlo tanto dal punto di vista etico che dal punto di vista che poi diventa anche economico, quello per me è stato abbastanza fisiologico e penso sia importante. Per me, ecco, alla fine, a volte credo, poi quando si guarda un po' col senno di poi, sembra anche facile ricostruire, ti guardi indietro e vedi che c'è un filo che un po' collega il tutto. Nascere, crescere, io sono andata via per brevissimo tempo, il tempo degli studi universitari, che poi alla fine non sono legati al mondo del vino né al mondo della terra, e quindi sono ritornata al paese. Però credo che quel seme sia stato gettato tanti anni prima, perché comunque quando nasce a Vittorito per forza hai a che fare con il mondo del vino. A Vittorito tutte le famiglie facevano vino, ogni famiglia comunque ha un passato legato al È mondo una del vino, al tradizione mondo familiare di contadino. entrambi, Sì, assolutamente. alla fine siamo una terra d'Appennino, terra di pastori e contadini, per cui quando poi sono ritornata in paese e mi sono ritrovata con mio padre che stava recuperando queste vecchie terre,
Pian piano, ecco, probabilmente lavorando la terra mi sono anche ritrovato me stessa, quindi è stato un interscambio proprio con la terra. E poi la cosa che sicuramente, anche quella voglia di rivalsa di un territorio che fondamentalmente è stata sempre una terra comunque molto molto depredata, per cui anche questo spirito che poi anche papà mi ha trasmesso di non starsene mani in mano, ma comunque fare qualcosa e probabilmente dare quel valore che purtroppo, ma non solo per loro colpa, i contadini di un tempo non sono riusciti a dare, perché comunque erano altre situazioni. Questa un comune multiplo per entrambi, è una cosa bellissima, no? Che entrambi avete avuto genitori che sono stati sempre appassionati di agricoltura, hanno sempre fatto vino e voi siete subentrati, no? Sì, entrambi, forse è una cosa spontanea, perché quando arrivi nel nostro territorio ti riempie proprio di bellezza, la natura selvaggia è in ogni dove, per cui puoi soltanto in qualche modo assecondarla, per quello sembra quasi una scelta in qualche modo, che se riesci ad ascoltare e a capire il tuo territorio, a viverlo, è quasi una scelta obbligata fare questo tipo di agricoltura e questo tipo di vino, non si può fare altrimenti. Poi, perché poi vedi, la risposta più banale è la più bella, no? È il territorio che canta per voi, che esprime fondamentalmente quello che i vostri genitori hanno fatto e quello che voi state continuando a fare in maniera del tutto spontanea e genuina. Ragazzi, vi ringrazio. Grazie Maria Paola, ringrazio Lorenza. Grazie. E ci vediamo presto. Grazie.